Chiamate Roma 3131, ultima puntata della settimana. Questa cosa del Fanta Trio suppongo che ci fuggirà di mano. Sì, cioè già sfuggita di mano, se vedete, perché le richieste si stanno alzando. È andata, ragazzi, è andata. Però giustamente, siccome ha avuto grande successo il Fanta Festival, adesso esiste già la versione Fanta Euro Festival. Perché fare solo Fanta Trio e non fare il Fanta DJ? Perché non estendere questa bellissima idea ad altri programmi? Sì, così pieniamo di messaggi anche le altre rubriche, per dire, no? In tanti ci dicono: ma coinvolgete Linus, e a quest'ora è già sveglio. Buongiorno Linus. Ma io stavo pensando di fare il Fanta Triage, giusto per che ci dai i bollini con i colori. Che codice siamo? Lui rosso. Senti, tu suppongo che come noi avrai molto apprezzato già la seconda volta che se ne parlava il Fanta Festival, no? Erano quelle robe che tu ti appassioni, chiaramente. Esiste un sinonimo per dire rottura di coglioni. Sì. No, ma anche perché poi alla fine era tutto scritto, cioè nel senso che il cantante andava lì e faceva. Ha senso il primo anno. Il primo anno non lo sai, è una cosa un po' underground, eccetera. Ma dopo che c'è il copione, lo facevano tutti. Ma guarda, io ho lo stesso atteggiamento, posso dirlo, un po' di nonnismo nei confronti del fantacalcio di adesso. Sì. Nel senso che io faccio parte di quella generazione veramente preistorica che giocava a fantacalcio nel 91. E voi ve lo dovreste anche ricordare. E come no, delle grandi sezioni di calciomercato a casa tua. Grande protagonista, se ti ricordi, Marco Baldini, che si scolava una bottiglia di whisky da solo. Sembrava dei giocatori imbarazzanti, cioè, tutti quelli scarsi, non so, come si chiama quello del Milan che doveva essere fortissimo e poi non ha più, per cui era fissato Berlusconi. Vabbè, quello l'aveva comprato Baldini. Ah, sì, da che poi Lentini, un argentino che aveva fatto bene al Borghi. Borghi. Guarda, stavo per dirlo, poi mi veniva in mente un ministro leghista. Sì, lui Borghi. Ma no, adesso fa l'attore. Adesso sì. E anche bravo. Anche molto bravo. Anche bravo. Allora, Linus, però abbiamo utilizzato questa scusa per regalare un pettorale per la DJ Ten di Bari. Vi ricordiamo che scendiamo a Bari tutti in grande spolvero. Dopo Torino, Bari si deve veramente superare perché l'accoglienza lì è stata difficile. Quindi abbiamo detto: la cosa più bizzarra vince un pettorale. Ma la cosa più divertente è che la devi fare tu oggi in diretta. Però ti diamo delle possibilità, ok? Puoi scegliere. Tu vuol dire io? Sì, tu Linus. Perché perché il fantatrio è diventato fate fare a Linus. Allora, però senti quali ipotesi ci sono. Vai Veronica, vai. Allora, soffio del drago nel disannuncio del primo disco. Sai cos'è il soffio del drago? Quando uno ha un po' di reflusso, Linus, quindi fai un po'. Una cosa tipo un po'. Laura Pausini. Quanto vale questo? 20 punti. 20 punti. Poco. Questo mettiamolo già via. Questo no. Okay. Un altro. Vabbè, non spoilerare, dai. Interrompere Nicola urlando: troppa trama! che non so se sentito. Questo lo posso fare. Esatto. Lo devo fare nel programma che arriva dopo. Sì, certo. Alle 10. Oggi. Quanto vale troppa trama? 60 punti. 60 punti è tanto. Troppa trama è quello che si urlava ai cinema porno. Sì. Troppa trama mi piace. Ok. Chiedere il licenziamento di Danilo. Questo in tanti lo hanno scritto. È facile. Quanto vale questo poco? Sì, 15 punti. Esatto. Dai, questo non vale. Le può fare anche tutte e tre contemporaneamente. Ah sì, ne puoi fare anche tre. Vabbè, portiamo tre persone. Se sei magnanimo, dai. Poi, visto che è venerdì, interpretare Aldo Sbrock che insulta i ciclisti. Questo è bello. Aldo Rock, la versione Sbrock, non è male. Quanto vale? 35 punti. Vabbè, pochino. No, io punto tutto su troppa trama. Certo. Poi? Okay. Poi, alla fine della telefonata con un ascoltatore, chiedere di salutare sto cazzo. sai chi ti saluta tantissimo. Quanto vale questa? Un po' combattuto. Trama e sto cazzo. 100 punti, perché comunque l'ascoltatore non se l'aspetta. 100 punti è tanto, Linus. Da te, a DJ Chiama Italia, no. Dai, l'ultima possibilità. Rientrare da un disco intonando la canzone in onda. Vabbè, ma questa questa non la annulliamo noi. No, troppo facile. Allora, poi sembra Roberto Ferrari. Facciamo così. Questa vale 100. Allora, non ci spoilerare quale farai. Ascoltate DJ Chiama Italia dopo di noi, dopo Fabio Volo, chiaramente, e capiremo. Ho capito che il ballottaggio è tra troppa trama e salutare all'ascoltatore. Fai tu.